Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Oggi vi mostro delle ricettine prettamente estive, visto il caldo. Ho deciso appunto di farvi vedere qualche idea che potete preparare appunto durante l'estate. E partiamo quindi dalla colazione. Vi faccio vedere come faccio questa mug cake, che è una torta in tazza che si fa al microonde. È molto semplice da preparare perché non richiede la bilancia, quindi dovete utilizzare semplicemente dei cucchiai. Ecco la ricetta, quindi partiamo col mettere 2 cucchiai di zucchero, 5 cucchiai di farina, potete anche utilizzare la farina integrale, un cucchiaio di cacao amaro, un cucchiaino di lievito in polvere. Mescoliamo le polveri insieme e poi aggiungiamo l'olio di semi e il latte. Come potete vedere non ci sono le uova, quindi è anche adatto per chi magari è intollerante. E se sostituite il latte con una bevanda vegetale, può essere anche vegan. Questo va in microonde 2 minuti a 750 watt. Non vi preoccupate se vi sembrerà un po' crudo, è normale perché continua la sua cottura all'interno della tazza. Lo lasciate raffreddare completamente e dopodiché lo potete mangiare. E avrete praticamente in 2 minuti una torta tutta per voi. Come potete vedere è sofficissimo, mi raccomando non andate oltre i minuti che vi ho detto, altrimenti diventerà durissima e immangiabile. Per quanto riguarda il pranzo, ho fatto questi fusilli con pesto di rucola, pomodorini e mozzarella. Un piatto davvero facile, veloce e soprattutto fresco. Quindi ho iniziato a tagliare i pomodorini a pezzettini insieme alla mozzarella che ho condito con un filo di olio. Nel frattempo ho cotto la pasta in abbondante acqua salata. Una volta che la pasta sarà cotta, ho unito il pesto. Questo è il pesto di rucola vegan che vi ho fatto vedere tanto tempo fa, che ho fatto praticamente con gli anacardi. È facilissimo da fare, contiene poco olio, quindi anche light. E una volta condita la pasta, la vado appunto a mettere nel piatto e condisco con i miei pomodorini e con la mozzarella. E questo è stato il mio pranzetto. Adesso vi faccio vedere uno snack fresco e velocissimo, ma anche gustosissimo. Allora, sciogliete 120 g di cioccolato fondente, io lo sciolgo al microonde per qualche minuto, poi ci aggiungo il riso soffiato, potete anche sostituire il riso soffiato con l'avena, poi procuratevi dei pirottini, questi in alluminio, ci mettete la base di riso soffiato, poi andrà in frigo a raffreddare completamente. Io con queste dosi sono riuscita a fare 6 pirottini e nel frattempo che raffredda, prendete una confezione di yogurt greco, ci mettete un cucchiaio di miele e mescolate, questa sarà la vostra cremina. Io vi consiglio di prendere 2 confezioni di yogurt perché con questa confezione riuscite a fare solamente 4 pirottini. Poi sopra il mio yogurt greco ci ho messo anche qualche goccia di cioccolato, potete metterci anche il cacao o lo sciroppo di cioccolato, quello che preferite. Lo mettete in freezer per qualche minuto e il vostro snack è pronto. Ovviamente ricordatevi di tirarlo prima qualche minuto, così sarà bello morbido. Per cena invece ho preparato queste uova al pomodoro. Siccome avevo del pomodoro avanzato del giorno prima, l'ho riscaldato in padella, poi ci ho rotto sopra 3 uova. Ho condito con sale e prezzemolo, cotto con il coperchio per qualche minuto e questa è stata la mia cena. Anche questa è una cena velocissima e può essere mangiato sia caldo che freddo questo piatto, quindi a vostro piacere. E questo è stato il mio What I Eat in a Day. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e che vi siano piaciute anche le mie ricette. Fatemi sapere giù nei commenti. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!